Faxi 2014, l'evento forse più importante della nostra provincia nel settore agricolo, Montichiari Teatro, Alberto Cavalli, assessore al turismo della regione Lombardia. Si parla di cultura, si parla di turismo, perché l'agricoltura fa anche turismo. La regione Lombardia è impegnata anche in vista dell'Expo 2015, insomma un bel movimento. Il bel movimento e l'agricoltura è da sempre, tu lo sottolineavi, un aspetto centrale nelle competenze e nelle politiche di Regione Lombardia, e non solo quelle schiettamente agricole, che pure sono così importanti in una regione che è di gran lunga la principale regione agroalimentare d'Italia e una delle primissime in Europa. È vero, l'agricoltura è non solo primario, non solo alimentazione, non solo fatturato e posti di lavoro, ma è anche commercio, è anche turismo. Soprattutto in vista di Expo 2015, una delle ragioni per cui tanti visitatori, tanti turisti verranno a Milano e in Lombardia è proprio di poter incontrare, gustare i prodotti della nostra terra, l'enogastronomia lombarda e italiana. Daniele Murga, presidente della provincia di Brescia, presente all'inaugurazione di questa edizione Faxi, un altro appuntamento importante per la provincia. Siamo sul settore dell'agricoltura, un settore trainante per la nostra provincia che si affianca ovviamente al turismo e alla siderurgia. Brescia rimane sempre la prima provincia agricola d'Italia. Il fatto di avere una manifestazione di questo livello, di questa ampiezza, con questa partecipazione, testimonia il fatto che noi continuiamo a rimanere, per quanto viene prodotto in ambito dell'agricoltura e in particolar modo nell'ambito della zootecnia, rimaniamo la prima provincia, il primo territorio. Noi ci distinguiamo non solo per le quantità, ma anche perché insieme alle quantità riusciamo a produrre con grande qualità, e questo va dato merito agli imprenditori che riescono a mantenere questo binomio che è sempre difficile da portare avanti. La nostra materia prima, i nostri animali, sono poi quelli che spesso sono la materia prima di grandi prodotti, di grandi marchi, e una buona parte vengono proprio da qui, questo va sempre ricordato. Franco Tomasoni, assessore all'agricoltura della provincia di Brescia, il momento, come dicevo anche con Alberto Cavalli, forse più importante per quanto riguarda il settore fieristico della provincia di Brescia, ma non solo la provincia di Brescia, ma anche la Lombardia. È una fiera che anticipa la stagione del 2014, perciò ben vengono queste manifestazioni, vedo che c'è già molta gente e perciò sarà una manifestazione sicuramente partecipata che dà il senso della vitalità del nostro mondo agricolo. Fiera dell'agricoltura, ovviamente non poteva mancare la Coldiretti, Ettore Prandini. Qualche dato sul settore agricolo, il tempo non è che sia a fianco degli agricoltori, ci sono difficoltà? Ma diciamo che sicuramente la fiera di Montichiari è un appuntamento importante, proprio perché diventa anche un appuntamento di confronto, di crescita, e soprattutto guardando anche quelle che possono essere le strategie per il 2014. Arriviamo a questo appuntamento con una notizia importante, che è la rivisitazione delle zone vulnerabili per quanto riguarda la direttiva nitrati, e devo dire con un lavoro eccezionale fatto da Regione Lombardia, che fa sì di dare una risposta concreta agli operatori tecnici in un segno anche di giustizia. Abbiamo dimostrato con dati tecnici che non è la zootecnia a inquinare, che non è la zootecnia a essere responsabile appunto dell'inquinamento delle falde, e quindi rivedendo appunto le stesse zone vulnerabili. Altro appuntamento importante sicuramente riguarda il reddito economico delle imprese, perché tutto si può fare, tutto si può modificare, ma se non c'è reddito economico non c'è nemmeno futuro. Sotto questo punto di vista il comparto agroalimentare è quello che cresce di più rispetto ad altri settori produttivi, e ovviamente ci fa ben sperare anche questo con la definizione del nuovo prezzo sul latte, e speriamo anche di dare risposte importanti anche al comparto suinicolo, che le merita.